Amici di Futsal TV, benvenuti dal palazzetto di Settimo Torinese per l'ottava giornata di Serie A New Energy Futsal, in cui si vedranno la L84 scontrarsi contro la campionessa d'Italia Ital Service Pesaro. E si parte. Il Pesaro adesso cerca di trovare Varchi, Canal. Può andare al tiro! Palla che si spegne sul lato destro della porta di Pedro Siqueira. Iosico, palla per Jonas. E Spindola respinge contropiede del Pesaro con un'ottima uscita di Pedro Siqueira. Lancio lungo proprio per il neoentrato Cabeza, che gestisce, fa valere il proprio fisico, sempre Cabeza di Suola, può girarsi. Cabeza! Palla fuori! Colini è sicuramente l'artefice del successo dell'Ital Service, è uno dei migliori veramente allenatori italiani. Attenzione, intanto Siqueira che subito si gasa, come lo abbiamo visto fare diverse volte in questa stagione. L'84 in questo momento però prova a sorprendere gli avversari. Siqueira è entrato veramente con un carattere molto importante. A te sempre Borruto, il numero 10. Questa volta però si è inciampato sulla sfera e ha tentato con l'ultimo colpo che poteva. Viene fischiato. Fallo e primo cartellino giallo della partita. Quindi tripla soluzione per l'84 con Alan che ha appoggiato a un Cabeza lasciato libero. Pagno. Che magia ragazzi, stiamo andando a vedere una magia. Un'ottima partita da parte del Pesaro con il tiro del numero 11 Canal, ma che grande parata quella di Siqueira. Fischio dell'arbitro, rimessa laterale battuta, va Podda con il sinistro. Palla per Iosico che però non riesce a girarsi e andare al tiro, e su questa azione fermata dalla difesa di Pesaro finisce qua il primo tempo. Ultimo ok con i suoi collaboratori e si riparte. Murillo, può andare per Podda, preferisce servire Murillo. Cabeza si gira, riesce a saltare Tony Dandel che però la recupera in velocità. Palla in mezzo! Si appoggia nuovamente a Cabeza. Cabeza contro Tony Dandel, va a Cabeza. Tre volte! Tre volte tenta la finta, va al tiro. Palla alta. Contropiede però del Pesaro che può gestire in maniera eccelsa. Con Siqueira che si fa valere, salva la propria squadra. Siqueira allarga per Cuzzolino. Va Cuzzolino, va sul destro e per poco non ci regala uno dei gol più belli. Podda recupera il possesso palla, può andare Podda, va Podda col sinistro. Ottima la risposta di Spindola, ma non muore l'azione offensiva dell'L84. Jonas per Cabeza, Cabeza con il proprio fisico, attende il movimento dei compagni, la appoggia ad Alan! Poteva accelerare di più l'azione in questo momento, l'L84, Cabeza per Tambani! Che parata! Lasciatemi dire che parata di Espindola! Iosico, Jonas, prova il tiro l'L84 con Jonas che sulla sirena alla disperata ha tentato l'ultimo tiro della partita, partita che finisce con il risultato di 0-0, reti inviolate qua al palazzetto dello sport di Settimo Torinese.